Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone, sempre in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero, rappresentate da Assocamerestero. Dopo il focus su Vietnam, Brasile, Regno Unito, Cina, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Singapore, oggi continuiamo nel nostro percorso di esplorare, grazie sempre a dei testimoni privilegiati, paesi nei quali l'internazionalizzazione può rappresentare un'opportunità per la ripresa delle nostre PMI, facendo leva soprattutto sull'attrattività del Made in Italy. In periodi di crisi economica come quello che stiamo vivendo per la pandemia Covid-19, non bisogna abbattersi oltremodo e anzi bisogna provare a cogliere nuove opportunità e nuove possibilità di sviluppo. Oggi parliamo di Ungheria, un paese che ha più o meno 10 milioni di abitanti. Se vediamo bene sono gli stessi della Lombardia e può vantare prima dell'arrivo del Covid-19 di un basso debito pubblico, un tasso di disoccupazione quasi nullo e una crescita annua di circa il 4%. Ogni giorno in Ungheria nasce almeno un'azienda con capitale che arriva dal nostro paese. Siamo circa 3.000 imprese con un fatturato complessivo che è superiore ai 3,4 miliardi di euro, con oltre 26.000 dipendenti. Di queste aziende un terzo opera nel commercio all'ingrosso e al dettaglio e le altre si dividono tra settore immobiliare, manifatturiero e dei servizi professionali. Oggi il nostro ospite di OK Italia Parliamone, proprio per affrontare le opportunità per le nostre imprese in Ungheria, abbiamo il presidente della Camera di Commercio italiana per l'Ungheria, Francesco Mari. Buongiorno Mari. Buongiorno. Mari, l'epidemia Covid-19 sta avendo ovviamente impatti anche sulle economie dei singoli paesi. Nell'affrontare la crisi scaturita dal diffondersi del coronavirus, gli aspetti più importanti sono stati sicuramente la velocità di risposta dei paesi e le misure adottate per contenere il diffondersi del virus. In che modo durante l'emergenza Covid-19 il governo ungherese ha affrontato l'emergenza, ma soprattutto vorrei sapere come ha supportato il sistema imprenditoriale delle piccole e medie aziende. Molto bene, grazie di questa bellissima introduzione sul paese, vedo che sei informato già su molte cose, magari qualcosa raggiungerò più avanti. Il governo ha risposto in modo, devo dire, immediato, e una delle caratteristiche di questo governo è la capacità di decisione e di reazione alle problematiche. I provvedimenti messi in atto posso dire che sono stati diversi, ma concentrati su tre obiettivi in particolari. Uno, alcuni settori da un punto di vista settoriale, un altro da un punto di vista della finanza e un altro sui posti di lavoro. Direi che come provvedimenti posso dire quasi che sono stati minori da quelli che ho visto in Italia. Io sono presente come imprenditore anche in Italia, forse un numero inferiore, se posso dire, di provvedimenti, ma sono stati, posso dire, pochi, ma rispettati ciascuno, sia nei tempi che nella realtà. I settori sui quali il governo è intervenuto subito sono stati in particolare il turismo e ristorazione. Evito dettagli, data la caratteristica anche di questo incontro, e devo dire il turismo, che è un motore non solo dell'Italia, ma un motore molto molto importante dell'Ungheria, cresceva prima del Covid, cresceva nell'ordine di grandezza del 20% all'anno negli ultimi 4 anni, e posso dire che nel turismo sono state eliminate ad esempio la tassa di soggiorno fino a fine anno, sono state incentivate i finanziamenti relativamente al turismo e nella ristorazione si è data la possibilità di lavorare molto nella formazione del personale. Quindi si è trovati in una situazione dove molti ristoranti si sono effettivamente chiusi al pubblico, ma hanno approfittato di fare tanti lavori di ristrutturazione e così via, perché il lockdown c'è stato, ma è stato, come posso dire, gestito in modo molto orientato al lavoro, diciamo, senza bloccare molti aspetti del lavoro, e quindi con permessi che sono stati dati per andare a ristrutturare
locali, eccetera. Quindi il settore del turismo è stato il settore maggiormente difeso. Poi tutta l'area finanza in particolare, con una moratoria dei mutui, del pagamento dei mutui e così via, per cui non c'è stata, ad esempio, un intervento sugli affitti, sia le locazioni commerciali che le locazioni diciamo private, che quindi dovevano essere pagate, ma c'è stata una sospensione delle azioni esecutive di eventuali sfratti e così via, per cui magari il debito è maturato e verrà pagato, diciamo, con calma quando si potrà, però la gente non può essere buttata fuori, ecco, sostanzialmente nell'ambito. Poi l'aspetto finanza è molto importante, perché alle banche è stato chiesto di adottare dei finanziamenti a tasso agevolato, e questo con delle procedure di emissioni diciamo abbastanza veloci, e posso dire con un certo orgoglio che la banca Unicredit in particolare ha raccolto, ma anche Intesa, sono Unicredit e Intesa gli istituti bancari italiani molto importanti, storicamente presenti qui, hanno raccolto questo stimolo del governo, hanno creato dei prodotti, non sto qui a dire, ma dei prodotti molto interessanti a tassi molto agevolati. Ecco, un attimo, Mari, perché questo aspetto delle banche mi interessa molto. Sai benissimo che in Italia purtroppo la tempistica di erogazione anche delle somme fino a 800.000 euro, anche quelle piccole fino ai 25.000 euro, ha dei tempi molto lunghi di gestazione, e ancora non tutti che hanno fatto richiesta hanno beneficiato di questi finanziamenti. In Ungheria i tempi quali sono stati con le banche? Allora, l'Italia forse non è purtroppo un benchmark, lo dico da imprenditore italiano, lo sappiamo, molti stanno aspettando ancora la cassa integrazione. L'Ungheria non è per contro un paradiso, però devo dire che i tempi sono stati e sono decisamente inferiori. Okay. Con questo non c'è stata una sostituzione, ad esempio, dell'affidamento, come in qualche caso è successo in Italia, dell'affidamento tradizionale a favore dell'affidamento garantito dallo Stato, ma proprio ci sono stati dei nuovi prodotti concentrati e focalizzati sull'emergenza Covid. Ma in particolare si è dato non solo un aspetto finanziario, ma un contributo molto molto importante finalizzato al mantenimento dei posti di lavoro e alla, e quello ne parliamo magari dopo, per il dopo Covid, alla ricostituzione dei posti di lavoro. Si parla di 80-90 mila posti di lavoro perduti in Ungheria per il discorso Covid, nonostante tutta la buona volontà, ma si parla pure di recuperare, lo affronteremo dopo, questi posti di lavoro, aggiungendone altri nuovi posti di lavoro entro pochi mesi dal dopo Covid. Mantenimento dei posti di lavoro, che vuol dire? Vuol dire che il 70% dello stipendio è stato assicurato ai dipendenti per almeno 4 mesi, che poi sono coincisi più o meno con il fenomeno Covid, purché la domanda sia stata fatta, questa è una curiosità, dal datore di lavoro di concerto con il lavoratore. Questo per evitare probabilmente qualche gioco un po'. Ecco, parlavamo dell'emergenza del lockdown Covid. Qual è la situazione Covid-19 oggi in Ungheria? Siete regolarmente tornati tutti al lavoro o ci sono ancora delle restrizioni? Allora, il lockdown vero e proprio, quello un po', diciamo, l'italiana, che è stato un fenomeno ripetuto in qualche paese, non c'è mai stato sostanzialmente. Qui, ad esempio, il sottoscritto è venuto tutti i giorni a lavoro in tutto questo periodo. Non c'è stato un obbligo da parte governativo di chiusura. C'è stata la chiusura dei ristoranti, dei locali pubblici, ci sono stati dei turni negli esercizi commerciali. Ma un lockdown vero e proprio non c'è mai stato. Oggi calza la tua domanda a pennello, perché oggi finisce, è stato decretato dal Parlamento, la fine dello stato d'emergenza. La fine dello stato d'emergenza vuol dire che il governo si riappropria, diciamo, di alcuni poteri che erano stati dati al Premier proprio in occasione dello stato d'emergenza.
Quindi è un segnale molto positivo sia da un punto di vista, se possiamo dire, noi non facciamo politica, sia chiaro, come Camera di Commercio, però da un punto di vista di democrazia è una risposta a chi magari contestava uno stato d'emergenza un po' quasi dittatoriale, e chi invece oggi vede che, come il governo aveva decretato uno stato di emergenza e quindi dato poteri speciali, oggi, proprio oggi, il governo ha ritirato lo stato di emergenza. Il che non vuol dire che sia finita un'emergenza sanitaria. Tutti possono tornare al lavoro. Oggi ancora c'è in discussione la quarantena per chi viene dall'Italia, crediamo che nell'arco di una settimana, due settimane, le frontiere vengano poi aperte, diciamo, definitivamente, ma al momento ancora c'è molta attenzione per i confini. All'interno dei confini ungheresi si lavora, diciamo, normalmente, con una grande attenzione, una grande cautela. Qui il popolo ungherese dall'inizio è stato molto molto ligio all'uso delle precauzioni, quindi delle mascherine e dei guanti. Chiaro. D'altronde, a rafforzare un pochino quello che dicevi prima, i risultati delle veloci ed efficaci misure adottate in Ungheria si riflettono anche nell'economia. Secondo i calcoli del Fondo Monetario Internazionale, fra i paesi dell'Unione Europea il PIL ungherese sarà quello forse a soffrire di meno dopo quello maltese di tutto questo momento legato all'epidemia Covid-19. Inoltre poi è importante ricordarci che dal 2021 è prevista una crescita addirittura del 4,2% dell'economia ungherese. Ungheria che ha una bassissima pressione fiscale, forse anche questo attira tanti nostri imprenditori italiani, le persone fisiche pagano una flat tax del 15%, le aziende addirittura del 9%, che scende fino al 4,5% se investono anche in ricerca e sviluppo, segno che questo paese vuole guardare al futuro. Quali sono i vantaggi nel fare impresa oggi in Ungheria? Quali gli scenari di investimento che si stanno delineando? Ma soprattutto quali saranno le opportunità per il nostro Made in Italy? Flash rapidissimo su numeri Covid, che so che fa anche molta notizia. Se facciamo il paragone, noi in Italia abbiamo 6 volte di più la popolazione dico noi in Italia perché mi considero un po' bipartisano da questo punto di vista, perché vivo anche spesso in Italia, quindi circa divido il mio tempo. L'Ungheria ha quasi 10 milioni, l'Italia più o meno 6 volte di più. Se noi facciamo le debite proporzioni, essendo ad esempio i decessi registrati come Covid meno di 600, 570, 580, noi abbiamo avuto, diciamo così, una mortalità Covid in Ungheria di 12 volte inferiore rispetto a mediamente agli altri, all'Italia sicuramente, alla Spagna anche di 13, 14 volte e così via. Quindi qui non so se è un discorso di fortuna, è un discorso di altre cose, incrociamo le dita, però va detto che l'emergenza sanitaria e i risultati che sono stati accertati dalle istituzioni, quindi sono numeri che si presuppone veri, sono decisamente inferiori e lo pongono tra i paesi che hanno, anche qui non solo economico, ma anche qui lo pongono in una situazione di minor danni rispetto all'emergenza sanitaria. Avrebbe inciso anche il bloccare immediatamente le frontiere da parte dell'Ungheria? In modo rigoroso, io credo, non sono uno specialista del settore, però hanno inciso alcune cose, secondo me, questo è un parere personale, hanno inciso sicuramente un rigore di chiusura immediato e rispettato. Qui vi posso dire una cosa, la quarantena, una cosa che pochi sanno, pochi si immaginano, l'Ungheria è molto avanzata da un punto di vista tecnologico, e così come il contante, si va a prendere il cappuccino, dico questo perché è propedeutico di un'altra cosa, tu se hai una carta di credito, quando chiedi cappuccino e croissant, ti chiedono se paghi con la carta o se paghi cash, capiamo, quindi siamo in un paese del genere. Bene, la polizia, tornando al discorso prima di controllo della quarantena,
nel caso in cui tu dichiari di avere il video telefonino e così via, ti faceva la telefonata, ti metteva, ti mette anzi tutt'oggi un cartello, un bollino, un certo bollino rosso a casa, e tu devi dimostrare col video che sei a fianco a quel bollino rosso. Quindi voglio dire, io sorrido a questa cosa, ma è una cosa interessante, no? Da capire in termini di efficienza. E quindi questo per il discorso Covid. Per il discorso economico, pochi sanno che l'Ungheria, quei dati che hai fornito sono dati veri, ma pochi sanno che l'Ungheria è il paese ai primi posti da un punto di vista di dati macroeconomici, al primo, secondo e terzo posto da almeno 5-6 anni a questa parte, tra i paesi dell'Europa Unita. E parlo in riferimento a una disoccupazione quasi nulla, cioè tecnicamente del 3.4-3.5%, prima di questo che è fisiologica, quindi ha una diminuzione del debito pubblico costante e comunque ha una proporzione del debito pubblico molto, e così via. Adesso non voglio fare, però pochi lo sanno queste cose. Quindi il dato che oggi fa molta notizia di un 2021 con un più 4 e così via, è un dato che fa notizia, ma noi eravamo arrivati a un più 5.6 precedentemente. A fronte, non voglio fare purtroppo dettagliano paragoni, comunque che ha posto l'Ungheria nei primi posti o al primissimo posto in Europa. E qui la gente non sa questo, quindi gli imprenditori non sanno questi numeri dell'Ungheria. Ecco, parlando di imprenditori, Mari, la Camera di Commercio italiana per l'Ungheria è attiva dal 1992, quindi è una Camera di Commercio, possiamo dire, anche storica in questo paese. E da sempre è vicina alle nostre imprese interessate a fare business in Ungheria. In che modo avete affrontato e avete reagito a questa pandemia e cosa avete imparato da quanto successo? Allora, la prima cosa è proprio l'informazione a cui alludevo prima, e cioè anzitutto la Camera di Commercio ha dato in passato e ha dato informazione agli imprenditori nei suoi 30 anni di attività. Quando mi hai domandato il perché Ungheria, il flash che do rapidissimo, perché quello che vogliamo dire è che l'Ungheria, con Budapest al centro, tracciando un raggio di 1500 chilometri, è l'unica città e l'unico paese d'Europa che è letteralmente al centro della nuova Europa. Con un raggio di 1500 chilometri tocchi tutta l'Europa. Questo pochi lo sanno. È il paese che ha il maggior numero di paesi confinanti, con 7 paesi europei. Quindi dà un'idea, da un punto di vista di logistica, di centralità e di trasporti, di quanto sia importante. Quindi un hub molto importante. Assolutamente, proprio lo sta crescendo, tra est e ovest, la famosa via della seta e così via. È un riferimento ormai dei paesi dell'est, quindi ha una leadership perfino, posso dire, verso la Polonia, non me l'abbiano i miei amici della Polonia, ma è un paese, la Polonia, che ha 5 volte più, la maggiore di popolazione, e così via. Il mare, questo è una cosa che devo dare in termini di rapporti tra Italia e Europa, è tornata ad avere in un qualche modo il mare dopo 100 anni dall'accordo di Trianon. Cosa vuol dire? Lo ricordava l'ambasciatore ieri proprio in una conferenza molto interessante che abbiamo fatto. C'è un accordo con il porto di Trieste, e questo va detto, quindi Italia e Ungheria, che concede un vasto appezzamento, sono oltre i 200 ettari, sostanzialmente diventerà l'hub marittimo dell'Ungheria, e quindi favorirà l'interscambio non solo Italia-Ungheria, ma nella sostanza ridà il mare all'Ungheria dopo 100 anni. Poi parlavi sistema fiscale, hai ricordato bene, un 9% di flat tax che funziona. Io come imprenditore ti posso dire, io lavoro in questo periodo, lavoro nell'ambito anche nel turismo, quindi nell'immobiliare, nel turismo eccetera, io ti posso dire, tanti dicono ma non serve la fattura, non ci interessa. Non è vero, noi le fatture, ma tutte le fatture le facciamo, perché quando paghi queste cifre e sei tutelato e comunque non ti metti a fare... Se non ricordo male, penso che anche i dividendi delle società non siano tassate, o ricordo male?
No, no, i dividendi sono quello che ti porti in tasca, sono tassati a secondo la tua situazione personale, e quindi dipende, però dipende veramente tantissimo dalla propria situazione del singolo imprenditore, che ti puoi pagare come amministratore e così via. Quello che posso dire in riferimento a questo è che il costo del lavoro, cioè se io sono proprietario di alcune società qui, posso scegliere se prendermi i dividendi e quindi sono tassati un po' di meno, ma comunque sono tassati, oppure quello di prendermi dipendente. Allora, come dipendente, io come lordo costo una volta e mezza contro due volte e mezzo che costa l'Italia, per dire. Chiaro. Se mi sono espresso bene. Il sistema fiscale è sicuramente conveniente. Qualcuno parla perfino di paradiso fiscale. Io non voglio parlare in questi termini perché c'è un'accezione che sembra negativa in questo. No, sicuramente la leva fiscale è molto importante. Poi ci sono gli aiuti governativi, e quindi torniamo poi alla domanda della cosa fa la Camera di Commercio, aiuti governativi, specie per l'assunzione di personale. Siamo in una situazione dove da un minimo di 3 mesi a massimo di 1 anno tu puoi assumere delle nuove persone e lo Stato si fa carico di buona parte del costo del personale, specie poi se viene, questo è molto interessante, dal pubblico, cioè dei dipendenti pubblici possono essere assunti dalle imprese che si fanno carico della formazione, della riclassificazione di questi dipendenti pubblici, certo, diciamo, dello Stato, e che vengono pagati proprio dallo Stato in cambio. E poi c'è un discorso di stabilità e sicurezza sociale che comunque è un dato di fatto. È considerata Budapest una delle città, anzi forse la città l'anno scorso più sicura d'Europa. Tornando comunque al discorso che mi dicevi della Camera di Commercio, cosa ha fatto durante e dopo il Covid, posso dire che quello che citavi, le Camere di Commercio italiane all'estero eccetera, che secondo me ancora pochi conoscono, devo dire grazie anche al tuo lavoro ho seguito alcune interviste e devo dire che contribuisci a farle riconoscere. Grazie. Le Camere di Commercio all'estero, che costano davvero poco al contribuente, posso dirlo tranquillamente, poco e niente, perché noi abbiamo un contributo che statale che più o meno contribuisce mediamente del 15-20% delle nostre spese effettive, e noi non vediamo, io non vengo pagato, tanto per, come tutti i miei colleghi presidenti, e vi assicuro che tutti noi ci impieghiamo tanta competenza, tanta buona volontà. Ho fatto degli esempi. Allora, quello che è il messaggio delle Camere di Commercio, sono i punti di forza delle Camere di Commercio italiane nel mondo, e che cosa sono? Sono una presenza incredibilmente capillare nel territorio. Noi viviamo nel territorio, sono una conoscenza quindi del territorio, e poi un approccio concreto. Allora, la Camera di Commercio italiana in Ungheria ha fatto di questi riferimenti il proprio motivo di esistere. Per cui, nel caso della Camera di Commercio, la prima cosa è durante il Covid e non abbiamo smesso di lavorare. Chiaro. Dopo un momento di shock durato qualche giorno, credo immaginabile, abbiamo cercato di assumere il famoso atteggiamento resiliente. Nessuno sapeva cosa fosse la resilienza fino a, io posso dire, pochi sapevano. Adesso il post-Covid resilienza è diventata, che è una cosa, per carità di Dio, ottimo, che poi era il vecchio, diciamo così, trasformare un problema in opportunità. Allora, noi crediamo che questo Covid sia la pietra miliare del cambiamento, e non credo che siamo i soli a tutti, l'istruzione in Italia, ma anche qui in Ungheria, abbiamo dovuto e dobbiamo rivedere la nostra posizione, la nostra formula imprenditoriale. Allora, la prima cosa che abbiamo voluto dare è un esempio, l'esempio di resistenza, l'esempio di flessibilità e di reazione al problema, trasformando il Covid in quello che è una rivisitazione della propria formula imprenditoriale. E quindi che abbiamo fatto? Abbiamo continuato con una informazione importantissima ai soci, ovviamente in modo virtuale, e quindi abbiamo organizzato tanti webinar e tanti ne organizzeremo ancora su temi specifici, e abbiamo orientato i nostri servizi subito alla concretezza. Spiego un esempio, non posso certo fare l'elenco dei servizi. Il servizio che abbiamo definito Lascia Passare. L'Ungheria ha permesso nell'ultimo mese e mezzo, nonostante le frontiere chiuse, ha permesso però agli imprenditori italiani di venire nel territorio a firmare dei documenti, a vedere le loro aziende, eccetera. E abbiamo, attraverso una procedura
solo in ungherese, anche qui qualcuno ha criticato solo in ungherese, ma perché è stata fatta in ungherese? Perché in questo modo gli addetti a processare le pratiche potevano essere centinaia e non magari molti meno per con un inglese meno conosciuto nel settore pubblico, mi riferisco. Allora, questa cosa ha permesso di processare le pratiche, quindi la domanda, certe volte in poche ore. Noi abbiamo fatto l'ultima domanda ieri mattina e dopo 6 ore abbiamo avuto la risposta. Dopo 6 ore, tutto in modo virtuale. Quindi un servizio lascia passare è stato un esempio tipico che possiamo dire del nostro servizio camerale. E poi un servizio, devo dire, di uffici virtuali, che è la possibilità di mettere il proprio ufficio virtuale, appunto, se tu sei in Italia, fare riferimento a noi per le pratiche amministrative qui. E un'ultima cosa, no, non è un'ultima, ma molto di più, è il servizio per avere i sussidi, quelli di cui parlavamo prima, per fare la domanda di assunzione di personale con il contributo statale o meno. Quindi ho dato degli esempi proprio concreti di servizio quotidiano. Giusto, giusto. Ma allora, Mari, tu hai un passato come dirigente di impresa prima, poi sei stato ai vertici del mondo bancario e assicurativo con varie esperienze con grossi gruppi bancari e assicurativi. Poi ovviamente ti sei buttato verso l'imprenditoria in prima persona sia in Italia che in Ungheria. Da imprenditore e da ovviamente presidente della Camera di Commercio italiana in Ungheria, ti chiedo, ci sono delle regole d'oro, delle regole da rispettare che un'impresa italiana che punti ad avere successo sul mercato ungherese deve, non, anzi non può prescindere da rispettarle perché sennò rischia delle amare sorprese? Allora, sorrido. Io sono di Roma, sì. Originario di Roma. Allora, punti di forza, punti di debolezza. I romani, lo dico con amicizia e affetto verso me stesso e verso i romani, non sono puntuali, ma non per colpa loro, perché essere puntuale a Roma è molto più difficile che essere puntuale a Budapest. Hai dato, allora, una bella giustificazione, hai dato una bella giustificazione. Sembra banale, ma una prima regola d'oro, e lo metto sul ridere, ma un discorso serio dietro, è la puntualità. In Ungheria un incontro di affari dove non ti presenti o ti presenti in ritardo è un problema. È un problema, l'ho imparato a mie spese. È un problema. Si può dare un appuntamento, ci vediamo intorno alle 15, non esiste. No, ci vediamo alle 15, arrivi alle 15 qui. No. Allora, quindi al di là delle battute è la puntualità che vuol dire anche precisione. Claro. Precisione, tutto quello che c'è dietro. L'altro aspetto è il rispetto delle regole. In che senso? Bisogna proprio cambiare dimensione. Uso un'altra metafora. Automobile. Io sono romano e guido l'automobile a Roma e guido l'automobile qui. Io qui guido in un altro modo. Non sono un pirata della strada a Roma. Ma se vedo il parcheggio dall'altra parte, faccio la conversione ad U e parcheggio. Qui non me lo sogno di farlo, vado in fondo a 2 chilometri dove c'è la cosa e torno indietro. Così come la macchina in divieto di sosta non la lasci perché c'è un'organizzazione di un certo tipo. E sai che prenderai la multa. Ma ora, al di là di queste cose che fanno un po' sorridere da una parte, ma che sono dei riferimenti, io posso dire che ci sono elementi determinanti, come ad esempio, quando ho detto rispetto delle regole, vuol dire che se tu hai la sede sociale in una certa via, come spesso capita, io stesso ho tante situazioni diverse, vuol dire che in quella sede ci deve essere davvero un ufficio, ci deve essere qualcuno che ritira la posta. Allora, in Ungheria, se ti arriva una raccomandata del governo una volta, la seconda, se non viene ritirata e così via, sostanzialmente si attiva una procedura di chiusura della società. Te lo dico, ma questo sembra una minaccia, non è così. Si chiama garanzia per tutti e quindi vuol dire che poi si attiva una procedura che deve essere rispettata, cioè le regole vanno rispettate. Dall'altra parte posso dire che la tua IVA, chiedi un rimborso IVA entro 20 giorni, 30, adesso non mi ricordo, ci sono stati dei nuovi termini, ma credo 20 giorni, ti viene accreditata sul conto corrente. Sembra un sogno per gli amici commercialisti italiani, ma così è, ti viene riaccreditata. Quindi la regola d'oro principale è
rispetto delle regole, conoscenza delle regole da rispettare e quindi avere l'assistenza non solo da noi Camere di Commercio, magari di professionisti così. E a fronte di tanti vantaggi devo dire però una cosa che può essere uno svantaggio ed è la valuta. L'Ungheria non ha adottato ancora l'euro e non si sa se quando lo adotterà. Sembra che lo adotterà. Ad oggi è stato un vantaggio per l'Ungheria alla fine dei conti. Per chi sa usare comunque il rischio valuta può essere anche un'opportunità. L'unico vero limite che io trovo rispetto ad altri paesi è la lingua. La lingua è molto molto difficile, però io parlo 5 lingue, non parlo l'ungherese, lavoro tranquillamente, a parte che in italiano, ma in inglese e francese, che comunque anche a livello governativo è conosciuto. Ecco, quindi ho detto anche un pro e un contro. Molto bene, Francesco Mari, grazie mille per la chiacchierata, per questo approfondimento che abbiamo fatto sulle opportunità in Ungheria. Penso che da quello che hai raccontato, hai narrato, sicuramente in tanti monterà la voglia di provare ad esplorare questo paese, sicuramente si rivolgeranno anche alla nostra Camera di Commercio italiana in Ungheria. Ringrazio i nostri ascoltatori, l'appuntamento è per il prossimo approfondimento. Grazie di nuovo Mari. Grazie a te e complimenti. A presto.